La Camera ha dato il via libera a Scrutino Segreto la riforma elettorale denominata in gergo giornalistico e politichese Rosatellum Numbis. Il sì sul voto finale sono stati 375 e O no 215. L'esame della riforma elettorale voluta da PD, Forza Italia, Lega e AP e osteggiata dal Movimento 5 Stelle, MDP e Fratelli d'Italia passa ora al Senato. Sono circa 65 i voti che sulla carta sono mancati alla maggioranza che ha votato il Rosatellum. Il sostegno alla legge elettorale infatti era teoricamente di circa 440 deputati, ma già si volta pagina. Un iter rapido da concludere nell'arco di due settimane e questo nei disegni della maggioranza il percorso che dal 17 ottobre prossimo comincerà in Senato. Il testo della legge elettorale approderà in Commissione Affari Costituzionali con l'obiettivo di completare il primo esame in due o tre giorni per approdare in Aula già il 24. A quel punto l'intenzione sarebbe quella di chiedere nuovamente la fiducia.